Ciao ragazzi e bentornati alla Perfect Run di Final Fantasy VII Remake. Come già per il capitolo 9, anche per il 14, dedichiamo un video esclusivamente ai trofei e ai risultati che si possono ottenere. Questa è l'ultima sezione di gameplay prima della parte conclusiva del gioco, ed è sicuramente il capitolo più ampio sia come contenuto che a livello esplorativo. Pur avendo un focus sui trofei, questo video inizierà con quelle che nel gioco del 97 erano chiamate Date Mechanics, ovvero una serie di incontri notturni che possiamo avere all'inizio del capitolo. A seconda di alcune scelte fatte precedentemente, avremo un dialogo bonus con Aerith, con Tifa o con Barret. A differenza dei conti complessi per ottenere tutti gli abiti per l'appuntamento con Don Corneo, qui le cose sono molto più semplici e coinvolgono tre momenti del nostro playthrough. Nel capitolo 3 e nel capitolo 8 avevamo in ognuno 6 quest da intraprendere rispettivamente in compagnia di Tifa o di Aerith. Ogni quest vale 2 punti per la ragazza con cui saremo in coppia. In caso di parità, conterà un punto quale delle due fanciulle aiuteremo a rialzarsi all'inizio del capitolo 10 nelle fogne. Se nessuna delle due arriva a 5 punti, incontreremo Barret. Ripeto, vedere tutti e tre gli incontri notturni non ci premierà con nessun trofeo, ma avremo dei dialoghi esclusivi che approfondiranno ulteriormente i personaggi. In particolare il dialogo con Aerith è molto, ma molto interessante a livello di lore, anche perché in quel momento Aerith non è nel nostro party. Per saperne di più sull'enigmatico ruolo della ragazza nel remake, vi lascio il link sia alla serie di dialoghi notturni, sia ad un video di approfondimento su di lei, alla luce delle informazioni provenienti anche dai capitoli successivi del gioco. Passiamo ai veri e propri trofei e partiamo dal più difficile di tutti, ovvero Regina della Palestra. Dovremo vincere alla massima difficoltà il minigioco delle trazioni con Tifa. Purtroppo non ci sono molti consigli che posso darvi. Come dicevo già nell'episodio precedente, ci vuole solo coordinazione e precisione per non sbagliare mai e sfruttare al massimo questa infallibilità. Infatti potremo andare sempre più veloci se riusciamo a non fare errori, e così facendo potremo fare molte più trazioni. Rimane comunque uno dei trofei più odiati dai giocatori del remake. Sempre parlando di minigiochi, il trofeo Demolitore ci chiede di fare un punteggio di 30.000 al minigioco dei bambini nei bassi fondi del settore 5. Valgono i consigli per l'achievement precedente del capitolo 8. Aggiungiamo che se si riesce a caricare al massimo la doppia barra TB, la mossa speciale Finale Infinito è un ottimo modo per distruggere i cubi più grandi. In generale date sempre precedenza a guadagnare tempo e alle grosse pile di scatole, perché valgono meno ma si distruggono più in fretta. Gratitudine Angelica è il nome del trofeo che si ottiene completando tutte le missioni secondarie del capitolo 14 ad Ard. Poco prima della parte conclusiva della storyline, nella zona edificabile dei bassi fondi del settore 6, insieme ad un biglietto dell'angelo dei bassi fondi, verremo ricompensati con una preziosissima materia elementale, la seconda e purtroppo l'ultima del gioco. Una volta visti i trofei che si possono acquisire esclusivamente in questo capitolo, consideriamo tutti quelli che hanno anche solo una parte dei requisiti in questa sezione di gameplay. Una grossa fetta della nostra collezione di dischi del jukebox si trova qui, addirittura 7 collezionabili li possiamo raccogliere esclusivamente nel capitolo 14. Ne abbiamo parlato nei 3 video precedenti, ma ne abbiamo saltati 2 che vi mostrerò qui. Uno si trova vicino a dove abbiamo incontrato Johnny, è la traccia numero 23, Descendant of Shinobi, e la otterremo parlando con questo personaggio. La seconda, Wutai, l'avremo parlando con questo signore nella zona edificabile, vicino al mercato murato. Infine, in aggiunta ai 7 dischi esclusivi del capitolo 14, qui ne potremo anche raccogliere 4 che erano già disponibili nei capitoli precedenti. Qui si conclude anche la serie di dossier di Chadley, con le sue ultime richieste e la sfida con Leviatano. Una volta completate le prime 19 missioni, si sbloccherà lo scontro con Bahamut, al termine del quale otterremo il trofeo Maestria Analitica. Sono 2 le armi che si possono raccogliere nel capitolo 14. Sono la tenaglia atomica e la sfera aguzza per Barret. Utilizzando le loro abilità qualche volta, riusciremo a sbloccarle e ad avvicinarsi all'ottenimento del trofeo Maestria Bellica. La materia eclettica nella prima run la ottenevamo da Chadley proprio nel capitolo 14, e qui avremo modo di raccogliere ben 3 delle 4 abilità richieste per il trofeo Maestria Eclettica. Si tratta di Respiro Gelido dal Dracerio nella sfida minacciosa per 2 nell'arena di Don Corneo, Kamikaze dallo Smoggante in varie zone tra i bassi fondi del settore 5 e del settore 6, e l'Assorbimento Vitale dagli spettri che dovremo affrontare per concludere la missione secondaria Bambini Scomparsi. Qui incontreremo di nuovo Johnny, con una nuova ed ultima side quest a lui dedicata. Se abbiamo completato le missioni del buffo personaggio dei capelli rossi nel capitolo 9, vedi video relativo seguendo il link in alto, al termine di questa otterremo il trofeo Amicizia Speciale. Se invece nel mercato murato avevamo seguito la linea di quest di Madame M, in una seconda run potremo colmare la lacuna. A questo punto abbiamo esaurito anche questo argomento e possiamo definitivamente archiviare il lunghissimo capitolo 14. Da questo momento la storia prenderà una piega definitiva e non si potrà più tornare indietro. Da questo momento l'obiettivo è il palazzo Shinra e la liberazione di Aerith. A presto!